Una sera Milano si trasforma in Dublino, capitale dell'Irlanda. Si festeggia infatti St. Patrick Day, si commemora l'avvento del cristianesimo in Irlanda nel IV secolo d.C. E questa sera scopriremo tanti segreti di questa magica terra. L'abbiamo visto esibirsi sul palco Enrico Terrinone e Fabio Pedone. Allora Enrico, ci vuoi spiegare perché è un momento culturale molto importante? Le ballate irlandesi sono ballate meravigliose, sono poesie popolari, sono poesie che spesso non sappiamo chi l'ha scritta, non sappiamo chi ha composto la musica, eppure circolano come se fossero ballate d'autore. Noi abbiamo provato a riportare questa esperienza qui, spiegando anche qualcosa, no? Suonando, bevendo, ma anche dicendo qualcosa che potesse dare il senso di questa ricchezza culturale dell'Irlanda. Ecco, ricchezza culturale? Ricchezza culturale che si esplica nel fatto che in Irlanda il poeta, lo scrittore, ecco, veramente una persona apprezzata, un compagno poi del cammino di questo popolo, e che per esempio nei libri di James Joyce, che noi abbiamo tradotto, moltissime canzoni e ballate irlandesi sono presenti. Ecco, noi ne abbiamo fatte alcune anche legate alla storia dell'Irlanda. Siamo con Umberto Crespi e due fantastiche, incredibili ballerini. Lui è l'esperto di tutte le danze irlandesi. Proprio di tutte? No, vabbè. Noi siamo una scuola, l'Accademia di Danze Irlandesi Gendis, siamo presenti in tutta Italia e proprio ovviamente durante le festività di San Patrizio è il momento dell'anno più intenso, perché presentiamo e riusciamo a diffondere la danza irlandese proprio al pubblico più vasto che magari ancora non la conosce, questa bellissima danza. Con Luca, lui è il mentore e colui che ospita questa serata irlandese. Ci vuoi dire dove nasce il tuo spirito di Irlanda? Eh beh, dall'Irlanda dove può nascere? Uno quando va in Irlanda ha la possibilità di viverla, diciamo, ma credo non ci sia alternativa. Quando vai lì devi per forza viverla intensamente, perché basta entrare in un pub e vieni accolto come uno di loro. Marcella, lei fa parte dell'ente del turismo dell'Irlanda qui a Milano ed è una delle menti organizzatrici di questo fantastico festival. Ci vuoi spiegare come mai c'è molto entusiasmo da parte del popolo milanese, italiano, per St. Patrick's Day? Beh, San Patrizio è il santo patrono d'Irlanda, ma non solo, viene festeggiato a Dublino e in tutta l'Irlanda con delle parate, delle feste incredibili, ma è diventato simbolo di amicizia e di dialogo tra le culture in tutto il mondo. E anche in Italia si festeggia già da diversi anni e noi abbiamo pensato di creare una settimana di eventi tutta irlandese proprio nella settimana di San Patrizio. L'Irlanda piace perché è una terra magica, gli irlandesi sono accoglienti, sono generosi, si dividono e accolgono tutti, nessuno si sente mai solo uno straniero in Irlanda, ti senti subito parte di qualcosa che è più grande di te. Tutte le vostre iniziative, se vogliamo dare al nostro pubblico di TG Events un sito, un qualcosa, un input di dove poter vedere queste cose fantastiche che organizzate. Sì, irlanda.com è il nostro sito ufficiale dell'ente del turismo irlandese, per cui ci sono proposte, idee di viaggio e tutte le offerte dei nostri operatori italiani e irlandesi, che propongono sempre offerte strepitose per poter godere appieno l'Irlanda come uno la preferisce. E da Dublino è tutto per TG Events, Andrea Evans.